Buongiorno da Salò, dalla sede della Comunità del Garda, un fervido augurio da parte della Presidente Maria Stella Gelmini, del Consiglio Direttivo, dai sindaci del Lago di Garda che compongono la Comunità del Garda a tutti voi. Un augurio per un santo Natale ed un sereno 2024. Siamo qua, nella sede di Salò, Palazzo Girardi. Dietro di me c'è questo manifesto. È un manifesto storico, molto significativo. Siamo nel 1948, la guerra, la seconda guerra mondiale era da poco finita, eppure il Garda voleva già presentarsi in Italia e in Europa unitariamente. Ecco che l'ente del Garda, in poche parole quasi la mamma dell'attuale Comunità del Garda. La Comunità del Garda viene costituita nel 1955, 7 anni dopo, un'immagine dove il Lago di Garda era presentato unitariamente, senza i confini amministrativi provinciali, allora le regioni non erano ancora nate, proprio come negli scopi e soprattutto nella missione della Comunità del Garda. Ho qua un calendario, 2024, è il calendario della Guardia Costiera Italiana. È stato presentato la settimana scorsa a Venezia, in Piazza San Marco, nelle sale della Biblioteca Marciana, alla presenza del ministro Salvini, del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Calrone, e del direttore marittimo di Venezia, Filippo Marini, anch'esso ammiraglio, e tanti altri ospiti. Ma perché lo ricordo? Immagini stupende, il mese di maggio è dedicato al Lago di Garda, proprio per ricordare i 24 anni, quest'anno 25, quindi le nozze d'argento, 25 anni nel 2024 di presenza ininterrotta della Guardia Costiera sul Lago di Garda. Dal 1999 al 2024 per tutelare, per intervenire, per salvare, per soccorrere, per prevenire chi usa per tanti aspetti turistici, professionali, il Lago di Garda. E questa è una delle tante iniziative che la Comunità del Garda ha intrapreso nei suoi quasi 70 anni di vita, ma soprattutto nei prossimamente accadrà anche che ci sono in cantiere importanti attività proprio per lo sviluppo futuro del Lago di Garda. Perché, lo ripeto sempre, lo scopo della Comunità del Garda è quello di pensare a come deve diventare il Lago di Garda non domani, ma dopodomani, fra 10, 15, 20 anni, guardare avanti, dare un modello di sviluppo, avere una visione su questo territorio così bello, così importante, ma anche così problematico, così fragile. E vi porto l'attualità, la frana di Tremosine dell'altro ieri, le recenti anche frane tra Torbole e Malcesine, le due gardesane spesso problematiche dal punto di vista della loro percorrenza. Un anno straordinario sotto l'aspetto idraulico, il 2023. Siamo partiti nei primi mesi con un lago bassissimo, con dei record negativi a gennaio, febbraio. Mai così basso era il livello del Lago di Garda, per arrivare a ottobre-novembre addirittura in una situazione opposta. Ora il lago sta registrando un livello molto alto per il periodo, sotto controllo dal punto di vista della difesa idraulica delle coste, però alto, siamo oltre i 125 centimetri sullo zero idrometrico. Sappiate che l'anno scorso, in questo periodo, c'erano circa 90 centimetri di lago in meno. E per il Lago di Garda è tantissima acqua, sono quasi 350 milioni di metri cubi in meno.
Un ultimo appuntamento che ricordo è già stato indetto, è già stata convocata, l'Assemblea Generale della Comunità del Garda, il più importante evento dell'ente durante l'anno. Si terrà sabato 20 gennaio a Riva del Garda, dove la Presidente, al cospetto di tutti i soci, sindaci, presidenti degli enti, con anche i presidenti delle province, noi inviteremo delle province gardesane, dei comuni capoluogo, saranno affrontati le principali tematiche di questo territorio, i principali problemi, le priorità e come saranno affrontati insieme, con un'unica visione, con un unico tavolo. E termino rinnovando ancora a tutti voi, anzitutto grazie per seguirci anche sui nostri social e su tutti gli altri nostri strumenti di comunicazione, con una preghiera: segnalateci come possiamo migliorare. Noi vogliamo imparare e sappiamo che l'utente, sia esso ospite, turista o residente, è colui che ci può dare i consigli più preziosi e le indicazioni più strategiche per migliorare sempre di più questo servizio. Grazie e a presto a tutti voi.